Bentrovati, bentrovati. Festival del futuro, quinta edizione. Dopo la pausa torniamo insieme, torniamo insieme per continuare in questo nostro viaggio che ha già vissuto delle tappe eh, importanti, questo viaggio proiettato verso il futuro perché questo è il Festival del futuro. Fra i temi sicuramente eh, più rilevanti, fra i nodi da sciogliere che in realtà sono delle prospettive da cogliere, da costruire insieme c'è la transizione energetica, uno dei temi, uno dei tracciati in cui l'Europa può essere una locomotiva e già lo è per il mondo. E Può ben spiegarci come stanno andando le cose, come potranno evolversi e ne parlerà con gli ospiti che tra poco inviteremo sul nostro palcoscenico qui al Teatro Ristori eh, per quanto riguarda la eh, Commissione europea. Per la, New European Innovation Agenda, Massimo Gaudina. Eccoci qui. Dicevamo che l'Europa ha un ruolo particolarmente ri eh, rilevante, fra l'altro il vecchio continente può invece essere estremamente all'avanguardia, estremamente giovane e fresco, già lo è, su questa strada che è tutta da percorrere, ma che sicuramente ci deve non spaventare ma entusiasmare perché ci può portare a un mondo diverso ma a un mondo con maggiori possibilità e potenzialità. Sì, l'energia si lega ai temi della tecnologia, ai temi dell'innovazione, ai temi delle energie rinnovabili e, e si lega in qualche modo al panel precedente, perché come diceva Marta Dassù, eh, ormai per essere degli attori importanti nella geopolitica bisogna essere anche dei, delle superpotenze tecnologiche. L'Europa ha tutti gli ingredienti, per essere una superpotenza tecnologica dobbiamo metterli a sistema e, e rafforzare tutto questo questi sforzi che ci sono, ma è sicuramente un cantiere per il futuro di grandissima importanza. E sta forse cambiando e può contribuire un appuntamento come questo a cambiare la percezione che inizialmente poteva essere di timidezza, di timore, di diffidenza verso il nuovo anche in quest'ambito e che invece si sta pian piano trasformando in una speranza, in una visione ottimistica però basata su una consapevolezza concreta. Sì, noi siamo un vecchio continente, come diceva lei, e al tempo stesso siamo in prima fila nelle politiche di innovazione e l'Europa è sempre stata una creatura che guarda al futuro, che non gestisce l'immediato ma costruisce qualcosa nel lungo periodo, che sia la lotta al cambiamento climatico col traguardo 2050, che sia il decennio digitale con l'intelligenza artificiale o in passato quello che è stato fatto col mercato europeo o con la moneta unica. Quindi è, una, è un vecchio continente proiettato verso il futuro e con il coordinatore della New European Innovation Agenda Massimo Gaudina affronteranno questi temi gli ospiti che invito a raggiungerci sul palco segretario generale di ASVIS Giulio Loiacono ben trovato direttore della fondazione Mattei Alessandro Lanza buongiorno Invito a raggiungerci anche il presidente di Vivi Energia, Andrea Bolla. Presidente. E l'esperto di energia, Dream Builder, Ernesto Ciorra. Bentrovato. Vi lascio, ci ritroviamo dopo e adesso ce ne sarà da parlare di transizione energetica e di scenari futuri. Grazie, bene, intanto un buongiorno anche da parte mia ai quattro relatori. Io lavoro alla Commissione europea, come è stato detto, sono moderatore oggi, quindi non vi darò la posizione ufficiale della Commissione sui temi che saranno discussi, mi limiterò a fare delle, delle domande e delle considerazioni. 60 secondi di introduzione per dire che parliamo tanto di energia e parliamo tanto di transizione energetica non perché sia uno dei settori che vanno di moda in questo momento, ma perché, sappiamo bene, c'è una emergenza climatica importantissima, c'è un rischio, il rischio della non azione. Se noi non agiamo, nelle varie forme in cui le politiche possono agire, con questi innalzamenti delle temperature, con il surriscaldamento globale che sta accadendo e che continuerà ad accadere se non agiamo, il rischio è secondo tanti studi, di avere qualcosa come 400.000 morti premature all'anno, rischiamo di perdere una specie su sei della nostra fauna e della nostra flora, rischiamo di avere il 40% in meno di acqua disponibile nelle regioni e nei paesi del sud Europa, come l'Italia. Eh, rischiamo dei danni economici incalcolabili, insomma i, i costi della non azione e quindi i costi dell'emergenza climatica rischiano di essere altissimi. Ecco perché l'Europa già da molti anni ha messo in campo molte sue risorse, in particolare adesso con il Green Deal che ha lanciato la Presidente von der Leyen nel 2019, che è un pacchetto di misure che vuole garantire al tempo stesso la crescita e la decarbonizzazione, quindi la lotta al cambiamento climatico, che sono due, due elementi o due traguardi che non sono incompatibili. Si può crescere e decarbonizzare al tempo stesso. Negli ultimi 30 anni l'abbiamo fatto, l'Europa è cresciuta nel suo PIL eh, accumulato del 60% e al tempo stesso le emissioni di CO2 sono scese di quasi il 30%. Noi dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo anche accelerare, dobbiamo trascinare il resto del mondo in questa battaglia, cosa che in parte sta avvenendo ed è una questione che riguarda tanti settori e tanti aspetti della nostra vita e della nostra società, eh, dai trasporti alle abitazioni, eh, all'agricoltura, all'industria, eccetera, e in tutto questo l'energia ha un ruolo importantissimo perché eh, noi non possiamo avere... Un Green Deal non possiamo combattere il clima e il cambiamento climatico senza una forte e eh, convinta e rapida transizione energetica. Ecco perché la transizione energetica oggi è importante ed ecco perché sarà importantissima anche nel futuro. Ed è questo il tema del, del panel che andiamo adesso a cominciare. De, darei subito la parola intanto a Giulio Loiacono che è il eh, direttore di ASVIS l'Associazione per lo sviluppo sostenibile e che ci può dare un inquadramento macro di tutti questi, di questi temi che si legano allo sviluppo sostenibile. Prego. Grazie, grazie e grazie naturalmente per l'invito. Volevo cominciare con un, un episodio personale eh, che mi è venuto in mente proprio durante, durante l'introduzione. Eh, qualche tempo fa io, eh, tra l'altro eh, spedito a New York da, da Enel, dove tra l'altro con Ernesto Schorr abbiamo condiviso un pezzo di strada insieme, ero al Global Compact dell'ONU, si negoziava proprio l'agenda 2030, gli obiettivi dell'agenda 2030, io partecipavo a dei tavoli in cui si diceva ma secondo voi l'energia dovrebbe essere tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, perché non dimentichiamoci che per esempio nel precedente set di cosiddetti Millennium Development Goals non c'era l'energia, perché tutta la visione eh, era orientata alla cooperazione, alla, alla fame nel mondo, ai paesi in via di sviluppo. Questo per dire quanto alla fine... Oggi ci sembra assurdo, ma eh, la sensibilità nei confronti del ruolo decisivo dell'energia nella transizione eh, ecologica, tutto sommato, è abbastanza recente, anche se ne parliamo, ci sembra ormai da una vita. Allora, proviamo a raccogliere qualche dato, per esempio, dall'ultimo rapporto eh, ASVIS. Come sta andando l'Europa, come sta andando l'Italia? In realtà... L'andamento è piuttosto eh, lineare, tra il 2010 e il 2019 per esempio a livello europeo le rinnovabili sono cresciute dal 14 al 19 quasi 20%, è aumentata anche l'efficienza energetica, poi naturalmente eh, gli indicatori sono migliorati nel 2020. Ma a causa della pandemia, perché era tutto fermo, e poi sostanzialmente una, una stabilità nel, nel 21 nel 22. L'Italia più o meno ha seguito lo stesso eh, ITER: tra il 2010 e il 2020 le rinnovabili sono cresciute dal 13 al 20% circa dei consumi lordi di energia, eh, anche l'efficienza energetica. Poi nel 2021, dopo appunto il break della pandemia, le prestazioni sono tornate a scendere a livelli pre-2019 per, per le rinnovabili, l'efficienza energetica addirittura è tornata al 2017. Poi nel 2022 un nuovo miglioramento, e così via. Cioè, questo per dire che siamo sempre lì, siamo intorno al 20% delle, delle rinnovabili, quindi serve uno, scatto, serve uno scatto in avanti e per fare questo scatto serve una determinazione della, vol della volontà politica eh, molto più mh, assertiva di quella che abbiamo oggi. Noi abbiamo tantissimi vertici eh, a livello anche G7, G20, la stessa ONU, ma anche nei consessi europei certe volte, però ci sono contraddizioni spesso ambiguità tra quanto viene siglato in questi vertici siamo alla vigilia della COP28 e quanto poi viene dichiarato e messo nero su bianco nelle politiche, nelle vere politiche eh, a livello nazionale. Naturalmente questo andamento un po' a zig zag eh, disorienta l'opinione pubblica e anche la visione a lungo termine del sistema produttivo che naturalmente ha bisogno di scenari certi per pianificare i propri investimenti. Ci sono delle novità anche di questi giorni molto positive, c'è l'ok okay della Commissione alle comunità energetiche rinnovabili, ma magari ne parlerò nel secondo giro, anche una risoluzione del Parlamento europeo molto significativa che alza i livelli di ambizione, però quello che manca secondo l'ASVIS e non solo è un processo partecipativo strutturato della società civile perché abbiamo bisogno di creare il più ampio consenso, consenso possibile su questi, su questi temi, perché ci sono anche delle motivazioni sociali ed economiche che vanno spiegate, bisogna spiegare quali sono i benefici nel breve termine eh, di una transizione giusta, quali sono anche i rischi che si corrono nel stare fermi, perché anche stare fermi comporta dei rischi, quindi eh, eh, i, i rischi che si corrono nel frenare, nel rinviare la transizione, questo processo deve coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti sociali. Di soggetti economici, cercando di ehm, come dire, ehm, adottare tutte le misure economiche più efficaci anche per rispondere a, a, a dei legittimi interessi. L'altro elemento è lo sforzo eh, di accelerazione che le istituzioni devono fare anche nel combattere la disinformazione scientifica, eh, le fake news. C'è cioè un dovere ehm, eh, di accountability, di trasparenza rispetto a questi temi, c'è un dovere di correttezza nel modo in cui le istituzioni devono comunicare a questi temi rispetto a quello che dice la comunità scientifica e lo stesso devono fare i media, gli influencer dell'opinione pubblica che vanno responsabilizzati in questa direzione perché sappiamo che la posta in gioco, come, come ricordavo in apertura, è cruciale per, per il futuro del nostro Paese e dell'intera umanità ed è per questo che come ASVIS chiediamo che ci sia una legge nazionale per il clima. Esiste già in altri paesi per mettere ordine e accompagnare questo complesso percorso di transizione. Una legge che chiarisca una governance istituzionale efficace per raggiungere gli obiettivi di transizione, adottando anche per i diversi comparti produttivi, diversi settori degli obiettivi di transizione e coinvolgendo appunto i vari soggetti economici, e sociali e. Istituendo anche un consiglio scientifico che in qualche modo guidi le politiche per il clima e l'energia, perché se non sappiamo quale Italia vogliamo non solo nel 2030, ma anche nel 2040, nel 2050, è poi difficile eh, chiaramente adottare tutte le scelte conseguenti per raggiungere eh, quelli, quegli scenari. Ma questo non deve essere un alibi, naturalmente. Eh, eh, la legge per il clima deve essere adottata in tempi brevi, entro maggio 2024, diciamo noi in modo da allinearsi da un lato al DEF, al documento di economia e finanza, dall'altro al PNIE, che come sappiamo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima dovrà essere presentato alla Commissione Europea entro giugno 2024. Un ultimo passaggio um, uh, sulle competenze, perché sappiamo che la riconversione e la transizione ecologica ha bisogno anche di una uh, riconversione delle competenze. Non a caso il 2023 è stato dichiarato l'anno europeo delle competenze, oltre alle competenze STEM che sono necessarie per la transizione energetica, siamo al Festival del futuro, ci sono delle competenze che devono essere a prova di futuro, dobbiamo apprendere ad apprendere, servono mh, competenze che mh, insomma, in, integrino capacità di visione. Progettualità, le cosiddette soft skill e le competenze sociali che tra l'altro sono state molto ben delineate nelle cosiddette Green Comp del Joint Research Center proprio della Commissione europea. Quindi, upskilling e re reskilling della forza lavoro devono includere questi concetti, appunto guardando al futuro, quindi andando oltre il semplice allineamento tra domanda e offerta di lavoro, ma creare quelle competenze che spingano verso l'innovazione e quindi rendano possibile ciò che ancora oggi non è possibile. Grazie, sono temi molto interessanti. Quello della competenza in particolare, visti i giovani che sono, che sono qui presenti, perché poi ci sono le professioni verdi, le professioni del futuro che si legano a questo discorso. Quindi grazie ancora al dottor Loiacono, che è segretario generale e non direttore dell'ASVIS, chiedo scusa per, per l'errore. Ho sottolineato altre parole interessanti, disinformazione, che è pervasiva ormai in tutti i settori, anche in quello ambientale e anche in quello energetico, e, e molto altro. Ma Vorrei a questo punto passare al, al prossimo relatore che è il dottor, il dottor Alessandro Lanza, dire, direttore della Fondazione Enrico Mattei, eh, che ci darà il punto di vista suo e della Fondazione su, su quello che fa la Fondazione Enrico Mattei su questi temi, ma soprattutto sulla sua opinione su ciò di cui stiamo parlando. Con piacere vi ringrazio. La fondazione si chiama Fondazione Eni Enrico Mattei, perché la Fondazione Enrico Mattei esiste ma è quella che sta a materica della fondazione della famiglia Mattei. Infatti la Fondazione Eni Enrico Mattei ha questo strano nome proprio perché la fondazione Enrico Mattei esisteva già da quando la fondazione, è stata, la fondazione dove lavoro io è stata creata 30 anni fa. Noi ci occupiamo tutti i giorni di temi di cambiamento climatico, ovviamente dalla nostra prospettiva, che è quella fatta sostanzialmente di economisti che fanno modelli, che studiano queste questioni, eccetera. E ovviamente io ho un certo qual punto di vista su questa questione, occupandomi di questi temi esattamente più o meno da 30 anni, in diverse posizioni, sia diciamo, lavorando in azienda che lavorando in organizzazione internazionale, nel senso che io... Sono, ero a Chiotto quando è stato firmato COP3, quando c'è stato COP3 è stato firmata ero a Rio quando è stata firmata la Convenzione sui cambiamenti climatici, cioè me ne occupo diciamo da qualche tempo mi preparo ad andare a COP 28, ormai ho perso i, i numeri. COP28 sarà, posso anticipare, un flop totale perché dire, non c'è tensione politica in questo momento, le cose che si dicevano poc'anzi, l'incertezza legata alle elezioni. Cioè, L'amministrazione americana, che ci sia eh, Biden o il suo competitore, cambierà tutto e quindi una, ci sarà una, una COP molto, molto al ribasso, peraltro una kermesse più grande del solito, la fanno, ci sono 60.000 persone accreditate, ci verranno tre giorni a capire l'aula dove devi andare a parlare, secondo me c'è il Papa pure, quindi proprio ci sarà una cosa... Comunque sì, i temi sono questi, i temi sono questi. Io agli studenti okay, ai quali insegno cerco sempre di dire una cosa, che il tema innanzitutto è un tema globale, il tema è serio innanzitutto, il tema è, serio, è molto serio, il tema del cambiamento climatico è un tema molto serio, siamo in una catastrofe climatica i cui contorni. Dico sempre a quei disgraziati studenti che incontro nel cortile che mangiano il panino fuori al sole a gennaio a Milano, questo non è normale, voi non dovreste essere qui, perché a gennaio a Milano non si mangia un panino al sole. Eh, D'altra parte, la scorsa settimana ero in Kazakhstan, dove la sera c'erano meno 4 ed erano tutti nervositi, perché di solito ci sono meno 20 in questa stagione di notte. Quindi che ci sia una catastrofe climatica in atto. È chiaro ed evidente. Voglio dire due parole sulla disinformazione che è sempre esistita e sempre esisterà. D'altra parte, siccome gli americani hanno il 3% di terrapiattisti e il 4% crede all'esistenza degli angeli, sono disposto ad accomodare nel mio mondo anche quattro fessi che dicono che il cambiamento climatico non esiste. Non, non contano niente, fanno molto rumore, ma dal punto di vista della, del loro peso scientifico, la comunità scientifica, non li conosce, ci fanno molto rumore perché trovano giornali e telegiornali che li riprendono, ma in realtà la scienza è unanime: il cambiamento climatico esiste, è una cosa seria e ce lo siamo fatti da noi. Poi se potrò elaborare. Il tema del cambiamento climatico è un tema globale: quindi, non è che sia inutile parlare d'Italia, ma l'Italia è meno del 3% del PIL, cioè una fettecchia, ma è anche meno il 3% delle emissioni globali, quindi bisogna parlare del mondo, nel senso, del mondo, delle emissioni del mondo, il tema siamo l'Europa nel, nel, nel totale, il tema è la Cina, gli Stati Uniti, non la Russia che da questo punto di vista non emette un granché, ma insomma l'India. Paesi, quando si parla di cambiamento climatico e si guarda i paesi in via di sviluppo in genere quando uno parla, di, si parla sempre di Cina e in India, dimenticatevi paesi come l'Indonesia, la Malesia, il Brasile, che sono dal punto di vista delle emissioni enormi, contano moltissimo. Quindi la mia raccomandazione è, la raccomandazione numero uno, il cambiamento climatico esiste, è proprio una cosa seria ed è qui, è già arrivato. È, Secondo, il cambiamento climatico è un tema globale, il, te il cambiamento climatico si condanna, si riduce, non si riduce, si controlla, si, si gestisce, mettiamola così, perché per ridurre il cambiamento climatico ci vorrà ancora un po', diciamo. Ehm, avendo in mente secondo me, e quindi eh, faccio l'economista, eh, non il problema... Il problema cioè non solo il problema delle emissioni complessive, le emissioni complessive del mondo, è stato detto, sono sempre salite a partire dal 1840, in salita, sempre, più o meno, più, nel senso, a volte la devi, insomma, erano, in mol, salivano tanto, poi con la crisi petrolifera hanno rallentato un po'. Ci ha dato una, una, un attimo di speranza il 2015-16, in cui c'è stato un attimo di rallentamento, poi è ripartita, poi c'è stato il Covid, e abbiamo detto, "bah, magari non riparte, cioè abbiamo fatto uno scalino le emissioni, poi invece è ripartito di nuovo così. Quindi le emissioni del 2022 erano superiori a quelle del 2019, per capirci. Adesso eh, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto che eh, entro due o tre, tre anni mi pare che ha detto ci sarà il picco delle emissioni questa è una grande notizia che è passata abbastanza in il picco delle emissioni vuol dire che siamo molto lontano da risolvere il problema ma il picco delle emissioni è già una notizia se è vero che noi facciamo il picco delle emissioni nel giro di un quinquennio la cosa si mette bene Beh, si mette bene non si mette malissimo bisogna guardare questa è l'ultima questione che vorrei dire per chi vuole guardare i numeri, per come vanno guardati, non solo alle emissioni, ma quello che conta è il rapporto tra le emissioni e il prodotto interno lordo, cioè l'intensità carbonica, perché bisogna ridurre le emissioni senza impoverire la gente. Quindi il numero che conta è il rapporto, quanta è l'intensità carbonica del PIL, che vuol dire quanti chili di, carboni ci vuole, di carbonio ho. Mamma mia, quanti chili! No, anche un giornalista del suo 24 ore ha detto carbone, li volevo caccia, lo volevo uccidere. Quanti chili di carbonio ci vogliono per produrre 1000 euro di prodotto interno lordo? Questo è il numero che conta, cioè l'intensità carbonica, non le emissioni, che sono, perché se uno poi vuole ridurle ci sono vari modi, ma insomma poi... Diremo qualcosa magari su, su, sulla, su quello che ci aspettiamo, perché, eh, 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 e mi taccio, la, la transizione è energetica più che ecologica. Bisogna guardare al mix di fonti quando abbiamo fatto la prima transizione, quando abbiamo fatto la seconda transizione, quando domani faremo la quarta transizione. La fine della, di tutta questa storia, io non ci sarò più, penso manco loro, ma qualche giovane forse sì, la fine di questa storia sarà quando troviamo la fusione. Cioè se noi facciamo la fusione nucleare, fusione nucleare e idrogeno, secondo me chiude proprio il problema. Però io non ci sarò, voi mi scrivete e mi fate sapere come va a finire. Grazie, non c'è molto legno qui sulle sedie, se no saremo tutti qui a toccare la carta. Ma sarà 2060, 2070, dai non diamo ragionevolmente. Non diamo Diciamo che con questi primi due interventi abbiamo tracciato un po' il quadro macro, come dicevamo, della sfida climatica e del, della dimensione della sfida. Adesso entriamo un po' più sul tema energetico, di, quello che, di quanto pesa l'energia in, in tutta questa sfida come, come problema e come soluzione. E di questo ci parla il dottor Andrea Bolla, che è presidente di Vivi Energia. Allora, grazie mille e devo dire, partendo da un punto di vista molto diverso, perché io sono un operatore del mercato, quindi chiaramente porto un punto di vista diverso ed essendo operatore di mercato devo essere un po' coraggioso e mi permette di parlare dopo di loro, quindi chiedo di essere clementi nel caso di dei numeri che non, hanno, che non hanno molto senso, perché io le COP devo dire, non, ahimè, non, non vado. Eh, però penso di eh, poter agganciarmi agli interventi che hanno preceduto e leggerli in una chiave anche un po' ottimistica, perché stavo un po' riflettendo su anche il titolo della nostra tavola rotonda, che se non erro è eh, l'Unione Europea nell'ambito della transizione energetica, e, e noi la possiamo vedere come la presenza dell'Europa nell'ambito della transizione energetica mondo, l'approccio globale, eh, ma anche come l'istituzione Europa, Bruxelles, sta agendo sui mercati, sulle tecnologie per promuovere questo processo. Eh, allora è chiaro che eh, io ritengo che noi abbiamo un ruolo assolutamente, parlo dell'Europa eh, nel mondo, eh, molto rilevante in termini di indirizzo nel, nell'ambito della transizione energetica. Avrete sentito mille volte, perché lo dicono tutti i talk show, che noi abbiamo una porzione molto limitata di emissioni, che è il famoso 8% rispetto a tutto il mondo. E spesso si dice, siccome siamo all'8%, forse, eh, infatti vedete, il professore mi ha subito beccato, eh, diciamo, possiamo incidere poco. Però io questo numero lo leggo a quello dell'intensità energetica perché quello che abbiamo in Europa è un'intensità energetica straordinaria. Eh, se non erro la nostra rispetto a questo del mondo è un po' meno della metà. Quindi questo, questo vuol dire che noi in qualche modo in questi anni abbiamo dimostrato che si può coniugare transizione energetica e benessere, crescita economica. Quindi una nostra strada l'abbiamo trovata. Ed è anche una strada positiva e sempre ho fatto un po' di calcoli in autonomia e a parità di PIL mondiale, eh, se il resto del mondo si adeguasse alla nostra intensità energetica, le emissioni si dovrebbero ridurre di circa un 40%, che è chiaramente un numero simbolico, per poi è chiaro che il resto del mondo sta crescendo, tutte cose che so, però per dare un po' di pesi è chiaro che quanto noi siamo leader, volevo sottolineare quanto noi siamo leader, e non solo siamo leader. Eh, come numero assoluto, ma anche in tanti settori, perché trasporto, eh, edilizia civile, l'industria, e su questo spezzo una lancia in favore dell'industria manifatturiera italiana, che ha dei indici di efficienza straordinaria, e dico anche il settore energetico rispetto al resto del mondo ha dei numeri di, di assoluto ri, rilievo. Ma come abbiamo raggiunto questo, questo nostro leadership? Sicuramente con tante scelte individuali, con gli investimenti delle aziende, con, con eh, la digitalizzazione, con l'innovazione tecnologica, tutto ciò che ne consegue, ma anche con un indirizzo politico. E se vado all'indirizzo politico, qui è un po' forse un, uno spunto, io distinguerei obiettivi da strumenti. Cioè il fatto che noi ci siamo dati degli obiettivi così stringenti, chiari e definiti, ha fatto bene e ritengo che anche in ordine, come dire, di comunicazione, di condivisione, quasi di identità europea rispetto al resto del mondo ci sia. Cioè, penso che nessuno, in qualche modo, o la gran parte della gente aderisce a questo concetto di neutralità eh, carbonica nel 2050. Forse abbiamo fatto un po' di confusione su tutti i. i, 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 i gli obiettivi intermedi, perché devo dire anch'io da operatore ogni tanto ho bisogno di uno schema per capire i, i, vari, i vari documenti e piani che si sovrappongono, cosa dicono, su che hanno, su quale riduzione, però l'obiettivo a tendere a mio avviso c'è ed è quasi un, un fenomeno identitario europeo, almeno io lo vivo così ed è bello. Eh, forse dove facciamo un po' di confusione sono sugli strumenti. Eh, perché... Eh, è chiaro che oggi almeno non abbiamo tutte le soluzioni per dire come nel 2050, non le conosciamo neanche oggi. Come nel 2050 noi verremo a questo obiettivo. Quindi bisogna creare le condizioni per arrivarci. Eh, 20 anni fa, non, o meglio, oggi noi abbiamo installato una, nel mondo una produzione da fotovoltaico che è 66 volte quella che prevedevano 20 anni fa. Questo vi dà un po' l'idea perché il futuro non lo si conosce. Quindi, bene gli strumenti di pianificazione, bene definire gli obiettivi, ma non si può essere troppo velleitari in termini di programmazione. E tutta questa lunga premessa per dire che, a mio avviso, un ruolo del mercato in un contesto in cui le tecnologie sono incerte, i percorsi sono incerti, dobbiamo capire la strada e decidere in un contesto di incertezza in cui ci sarà chi la zecca e ci sarà chi fa errori, a mio avviso ha un ruolo insostituibile, deve essere ben regolato, controllato, questo è ovvio, lo dico in premessa, ma il ruolo della concorrenza tra operatori e della scelta consapevole poi alla fine di tutti gli utilizzatori è a mio avviso un, un, un elemento fondamentale nell'ambito della, della, della transizione energetica. Non dobbiamo correre il rischio di andare verso una iperregolamentazione che a volte c'è ad esempio nei PICNIEC, che, che mi sembrano troppo definiti quali tecnologie, in quali tempi, eh, cattura della CO2 sì, cattura della CO2 no, eh, nucleare sì, nucleare no. Cioè, bene l'obiettivo, bene dare le risorse, perché un po' di risorse ci vogliono per fare ricerca e innovazione. Però poi l'intelligenza individuale collettiva, a mio avviso, è un elemento fondamentale per raggiungere l'obiettivo. E quindi non, non dimentichiamocelo anche in termini di informazione, ricordiamocelo e, e quindi non sacrifichiamolo o non mettiamogli troppi vincoli. Intelligenza collettiva mi sembra una bella espressione, visto che si parla sempre di intelligenza artificiale, almeno <ride> ci sono altri tipi di intelligenze su cui possiamo. Sperare e, e sognare per legarmi al prossimo intervento che viene da Ernesto Ciorra, costruttore di sogni, perché vedo che eh, la sua società si chiama Dream Builder. E, il titolo, il titolo. Titolo, il titolo. Perfetto. Perfetto. Eh, perfetto. Il titolo. Perfetto, perfetto. E, e, questo, e questo ci porta a, guardare, a continuare a guardare avanti, anche in questo contesto di mix fra ruolo pubblico delle politiche pubbliche e, e ruolo del mercato, che è stato appena sottolineato dal, dal dottor Bolla. Prego. Buongiorno a tutti, io mi metto in piedi perché mi si è addormentata la gamba, quindi devo svegliare la gamba, e poi anche per svegliare un po' voi. Eh, perché dopo un po' di tempo magari parte la Biocco prima della pausa di pranzo, dico la Biocco a termine romano, scusate. Allora, qui si parla di futuro e si parla di transizione energetica, che è un termine molto eh, democristiano che ci siamo inventati per dire un'altra cosa, la rivoluzione energetica. È soltanto che la gente ha paura del concetto di rivoluzione, c abbiamo lo storico della rivoluzione francese, pensiamo alle teste tagliate e non parliamo di rivoluzione. La realtà è che c'è una rivoluzione in atto, una rivoluzione che nasce da un bisogno planetario, ben detto dal collega della Fondazione Eni: c'è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico c'è, se noi non cambiamo ci estingueremo come specie umana. Questo è il problemino. E nel frattempo, oltre al cambiamento climatico, che ovviamente. E, eh, si può pensare anche di rimandare col fatto che dice ma io perché devo muovermi come Europa tanto fa casino la, la Cina, l'India quindi io posso anche evitare di muovermi c'è un altro problemino la gente muore per tumori ai polmoni per le emissioni nelle città perché la gente è morta così tanti nella pianura padana perché ci avevano già i polmoni rovinati dalle emissioni purtroppo nocive in un contesto con scarsa ventilazione non lo dico io ma lo dicono i medici e questo ha favorito purtroppo la morte in caso di covid quindi c'è un altro problemino che non è il cambiamento climatico, ma la zosseria che respiriamo, che è dovuta alle fonti fossili. Okay? Allora voi dite, ma eh, cosa fa il mondo per contrastare queste fonti fossili? Il mondo spende in incentivi alle fonti fossili il doppio di quanto spende in istruzione. Okay? Il doppio. Ogni minuto il mondo dà 13 milioni di dollari alle fonti fossili. Fonte FMI, Fondo Monetario Internazionale. Dati 2022, cioè noi siamo uccisi dalle fonti fossili, oltre che ammazzare il pianeta. Diciamo, freghiamoci nel pianeta un attimo: quelle ammazzano noi e noi paghiamo per farci ammazzare. È come se voi aveste un figlio che si droga e voi deste i soldi allo spacciatore per aumentare le dosi al figlio. È come se aveste un marito alcolizzato e voi deste i soldi al marito per continuamente aumentare la dose. Questo è il problema. 13 milioni di dollari al minuto, 7 trilioni di dollari in un anno. Allora, basta poco, come diceva la canzone, togliamo gli incettivi alle fonti fossili e anche alle rinnovabili, punto. Togliamoli, spendiamo in istruzione, spendiamo in, in, in uh, sanità, spendiamo in pace. Non sto dicendo di togliere i soldi alle, a, 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 agli armamenti, se no mi ammazzano qua fuori, anche se insomma... Il potere dell'oil e del gas è alto, quindi il rischio è uguale. Però, se togliamo i soldi alle fonti fossili, molto semplicemente accade più velocemente quello che comunque accadrà: la rivoluzione energetica. Il futuro, per guardare il futuro, basta guardare il passato e poi parliamo dell'Europa, che era la domanda. Allora, pensiamo al passato: una grande rivoluzione, quella dell'informatica. Chi era il leader della rivoluzione informatica mondiale? Olivetti, azienda italiana, primo PC detto Perrottina fatto da Perrotto, Olivetti ok e a un certo punto c'era un po' di debiti in questa Olivetti, Mori Adriano Olivetti c'era il core business, macchine da scrivere e c'era questa robaccia PC, cosa abbiamo venduto agli americani? il PC, e ci siamo tenuti le macchine da scrivere, che stanno belle nei musei ecco questo ha decretato la fine dell'Europa come leadership nell'informatica questo è Eravamo leader europei, italiani, abbiamo venduto e siamo andati fuori. Telecomunicazioni mobili. Qual era il leader della telefonia mobile? Pensate che nel 1943 Watson, ha detto, il capo di IBM, ha detto massimo venderemo 5 computer. Negli anni 60 dicevano massimo 1000 computer. Olivetti ne ha venduti 40.000, 44.000 degli M24 se non ricordo male, una serie di ha fatto bene, a un certo punto eh, questa roba è stata chiusa telefonia mobile, Mauro Sentinelli diceva il futuro sarà con ognuno un telefono mobile toglieremo il telefono nelle case lo diceva nel 1995 okay? e gli americani, McKinsey, stimava massimo, massimo 600.000 utilizzatori di telefonia mobile nell'anno 2000 in Italia Mauro Sentinelli diceva soffregnace saranno 20 milioni cito perché lo diceva il romano in realtà è stata 22 milioni e la telefonia mobile negli Stati Uniti era 20 anni indietro rispetto all'Italia, 20 anni indietro, Telecom Italia aveva i soldi per comprare Vodafone ed essere il più grande player al mondo, con la scusa del debito, regalata l'azienda con la connivenza dei poteri politici e giudiziari italiani, quell'azienda è stata massacrata e la leadership non è più italiana e non è più europea. La, qual era l'azienda leader dei devices? Nokia, Nokia Mobile Phones. Sette cellulari su dieci nel mondo erano di Nokia Mobile Phones. A un certo punto Nokia ha detto dobbiamo concentrarci sull'efficienza, basta innovare. Il risultato è che in pochi anni quell'azienda è stata comprata da Microsoft e poi chiusa. Oggi chi ha il leader? Il leader è Apple e tutti i sistemi operativi sono o Apple o Android. Allora, mi fa ridere quando sento facciamo il cloud europeo, siamo in ritardo. Cos'è la transizione energetica? Una grande opportunità di business. Togliamo via il clima, togliamo via i morti, togliamo via tutta sta roba, okay? Non parliamo di ambiente, facciamo quelli col pelo sullo stomaco che vogliono fare i soldi. È una grande opportunità di business. La Cina non ci è andata alle cose, se ne è sbattuta per anni, e sta diventando il leader della transizione energetica o della rivoluzione energetica perché? Perché noi abbiamo i lobbisti che frenano e quelli fanno business. Allora abbiamo ancora un'opportunità perché il più grande produttore di rinnovabili al mondo si chiama Enel, il più grande gestore di reti elettriche digitali del mondo si chiama Enel, quello che ha inventato un futuro in cui tu hai l'automobile elettrica, la vai a parcheggiare. E intanto che la carichi, stabilizzi la rete, milioni di auto elettriche possono stabilizzare la rete perché sono batterie con le ruote. Chi ha inventato questa roba? Anno 2016, Enel. Ci abbiamo un leader come Olivetti, come Telecom, come Nokia mobile Phones. Starà all'Europa e al governo italiano decidere se quella roba lì farà quella fine o se continuare a essere leader, perché oggi quello è il leader anche negli Stati Uniti. È il più grande produttore di rinnovabili al mondo il più grande negli Stati Uniti, è quello che sta facendo la fabbrica di pannelli fotovoltaici in Europa, talmente grande che farà più pannelli di tutte le fabbriche esistenti in Europa messe insieme. Sta alla politica, perché è l'azionista, e sta al management di quell'azienda e all'Europa decidere se continuare in quella traiettoria o no. E perché vi ho raccontato queste storie? Perché il futuro lo decidiamo oggi e guardare al passato serve, come ha detto il primo relatore che c'è stato oggi, e perché questo futuro sarà così, l'hanno capito i cinesi, non per questioni di ambiente, non gliene frega niente, ma perché quando, e qui chiudo, nel 2016 andai a trovare il proprietario della più grande fabbrica di autobus elettrici, BYD, un ex orfano. Che ha fondato questa azienda, si chiama Build Your Dreams, okay? vuole costruire i suoi, i, i suoi sogni. E questo ex orfano aveva capacità di brevettare tecnologie su, sulle batterie. A un certo punto il governo gli ha detto: punta sulla batteria come elemento del futuro della rivoluzione energetica. Vendeva 6.000 bus all'anno, oggi vende 6.000 bus a settimana. Fra qualche anno venderà 6.000 bus al giorno e noi stiamo a discutere se dobbiamo andare o no verso quella traiettoria, come quelli che facevano... Avevano un'azienda che si chiamava, no adesso non mi, ricordo, mi sfugge il nome, la più grande leader di produzione di ghiaccio e vendita di ghiaccio negli Stati Uniti, che invece di imitare un altro, Frigider, che aveva inventato il frigorifero, provavano a boicottarlo con lobbying, con incentivi alla rete di vendita e con tanto altro. Il frigorifero si è affermato e quelli lì sono falliti. Grazie dottor Ciorra, è, è chiaro da queste parole che c'è la parola innovazione dietro tutto questo, cioè quanto può essere importante l'innovazione tecnologica non solo per creare nuovi prodotti ma per creare davvero nuovi mercati e per essere dirompente e fino al punto da diventare una rivoluzione, quindi l'importanza dell'innovazione, magari ci torniamo, ci torniamo dopo. E, e questo vale ovviamente anche a livello europeo, su questo l'Europa sta cercando di spendersi con tanti strumenti, abbiamo parlato del Green Deal, abbiamo parlato di questo obiettivo 2050 impatto climatico zero attraverso tutta una serie di azioni, in campo energetico si parla soprattutto di energie rinnovabili si parla di maggiore efficienza energetica e di risparmio energetico e si parla anche di diversificare le fonti di, di energia anche alla luce di quello che è successo eh, in, in Russia l'anno scorso, da cui sono nate nuove azioni come Repower You, eccetera. Di Europa vorremmo parlare adesso con, con il dottor Loiacono. Perfetto, grazie. Arrivo subito all'Europa, però e eh, riprendo il filo del discorso su, su, sul ruolo dell'Europa, però il primo giro è stato talmente stimolante che non posso non reagire a, a, a un paio di input. Il primo è quello che diceva Ernesto Sciorra. Su, eh, su Olivetti. Noi crediamo talmente che sia un caso eh, da far conoscere magari anche a tanti giovani che non lo conoscono che apriremo a Ivrea il Festival dello Sviluppo Sostenibile. A Maggio, per raccontare anche questa storia, come la mancanza di una visione di futuro, di una visione di paese, quello che dicevamo prima appunto, una visione condivisa di futuro possa nuocere perché se non sai dove devi andare, non sai neanche quali scelte devi fare. Ricordiamo che poi, oltre al discorso macchine da scrivere, computer, poi ci fu anche il discorso della telefonia perché da Olivetti nacque Omnitel che fu un caso di eccellenza, ma anche quella poi eh, finita, finita eh, nelle mani degli inglesi. E poi Tim, quindi una doppia eh, capriola all'indietro no? da questo punto di vista. E questo succede quando non c'è una visione di futuro e quando non c'è il giusto equilibrio tra Stato e mercato. E vengo all'altro input che, che veniva eh, ricordato. Giusto avere flessibilità negli strumenti rispetto all'intelligenza collettiva del mercato. Però, per esempio, pensiamo al caso dell'auto elettrica. Il mercato ha già deciso. Tutti i grandi player stanno investendo nell'auto elettrica, perché è oggettivamente una tecnologia molto più efficiente, perché eh, anziché eh, buttare via l'energia, la traduce in trazione e quindi è oggettivamente più efficiente, tanto è vero che i grandi player vanno tutti in quella direzione, stanno investendo moltissimo in quella direzione. Allora che senso ha opporsi a questo trend. No? Nel senso eh, sentiamo spesso raccontare no ma viene e no, magari è stato deciso da qualche oscuro burocrate di, eh, di Bruxelles, ma non è vero, è, è il mercato che ha deciso. Quindi lì la scelta da fare è vogliamo essere protagonisti di questa rivoluzione, vogliamo ricavarne green jobs opportunità riconvertendo i nostri apparati produttivi, riconvertendo anche eh, i nostri percorsi formativi o vogliamo subire questo, questo discorso? ma ah, Questi sono eh, i ragionamenti probabilmente. Da fare e a proposito di ruolo del mercato segnalo una cosa interessante: invece, che c'è in questa legge di bilancio, cioè l'assicurazione obbligatoria eh, per le imprese rispetto al tema del dissesto idrogeologico, no? che è una cosa abbastanza. Eh, innovativa e rivoluzionaria che abbiamo sottolineato anche nei nostri eh, rapporti e policy brief. Perché finché eh, il, per esempio un tema come quello del dissesto idro, idrogeologico non diventa costoso <ride> e, e, e finché lo Stato rimane l'assicuratore di ultima istanza, è chiaro che non si, eh, e qui vengo al ruolo del settore privato, non si mh, adotteranno tutti quei accorgimenti per ridurre il, il rischio in termini di mitigazione e in termini di adattamento. Quindi è chiaro che eh, il coinvolgimento del settore privato anche in termini assicurativi rispetto a un tema forte in Italia come quello del dissesto idrogeologico è una cosa che va in quella, in quella direzione. Torno invece al discorso del filo, eh, del filo dell'Europa. Eh, ci sono molte prese di posizioni importanti. Il, eh, il Consiglio dell'Unione per la prima volta ha chiesto che la decarbonizzazione dell'economia europea arrivi prima del 2050, addirittura chiede un sistema energetico globale prevalentemente o completamente decarbonizzato negli anni 2030. Proprio l'altro ieri c'è una risoluzione del Parlamento europeo in vista della COP 28 con tutte le contraddizioni che venivano sottolineate per questa COP, però c'è questa risoluzione del Parlamento europeo che chiede di alzare ancora l'ambizione e sostiene l'obiettivo globale indicato peraltro dalla IEA di triplicare le energie rinnovabili e di raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030, insieme a una concreta eliminazione graduale dei combustibili fossili per evitare di bucare l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a un grado e mezzo e sospendendo anche tutti i nuovi investimenti nell'estrazione di combustibili fossili. Allora l'Europa si sta muovendo sia con queste risoluzioni ma anche, come dicevo prima, con alcuni atti concreti e proprio di ieri l'ok okay della Commissione europea al decreto italiano del Ministero dell'Ambiente sulle comunità energetiche rinnovabili. Ci saranno incentivi per 5,7 miliardi per la produzione e la condivisione di energia pulita, e, e questo avrà ovviamente dei vantaggi eh, ambientali perché gruppi di soggetti, enti locali, ehm, pubbliche amministrazioni, PMI, enti del terzo settore, ehm, anche privati, naturalmente, potranno aggregarsi per produrre e condividere energia e quindi questo avrà dei benefici ambientali, dei benefici economici, perché eh, costerà, costerà di meno l'energia, e anche dei benefici in termini di coesione sociale e di aggregazione. Questa sarà una grande novità di cui si parlerà certamente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Però c'è un punto, che è il punto di maggiore criticità, che è l'obiettivo 17. Eh, cioè, quello della cooperazione, della partnership per gli obiettivi. Sappiamo anche in base a dei sondaggi che abbiamo fatto con um, Ipsos che, per esempio, il numero uno tra i gol in cima all'attenzione dell'opinione pubblica è il gol 13, la lotta contro il cambiamento climatico, perché le persone sono preoccupate per i costi dell'energia, per i temi della sicurezza e dell'approvvigionamento, per le conseguenze sulla salute: ci sono 60.000 morti l'anno per inquinamento in Italia. E quindi e naturalmente per le conseguenze sull'ambiente. Quindi c'è una forte preoccupazione, però questa forte preoccupazione non, ehm, non, diciamo, non, non si rispecchia poi in una collaborazione, quindi in una partnership appunto tra settore pubblico, settore privato e società civile che renda perseguibili. Eh, gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi dell'agenda 2030. Ci sarà a proposito di futuro il summit sul futuro l'anno prossimo, a settembre, eh, a New York, in corrispondenza con l'assemblea generale dell'ONU. Speriamo che questo eh, possa imprimere una svolta, eh, la svolta che aspettiamo a livello planetario. Sappiamo che l'Unione Europea si è dichiarata d'accordo, per esempio, con il segretario Gutierrez sulla riforma dell'architettura finanziaria globale, l'altro giorno eravamo in una sui slide con il vice ministro dell'economia Leo, eh, Giovanna Melandri e altri, e per esempio si diceva ma perché non detassare i fondi che hanno un impatto ambientale e sociale positivo? Sarebbe un modo concreto? con cui incoraggiare gli investitori, i risparmiatori, nell'investire in fondi che hanno eh, obiettivi ambientali e obiettivi sociali. L'ASVIS ha chiesto al governo di esprimere una propria posizione specifica in merito e di portarla nel dibattito nazionale. Sappiamo dalla IEA, nessun paese, è vero l'Italia magari contribuisce eh, per, le, per le percentuali che sappiamo, ma nessun paese è un'isola energetica, nessun paese è isolato poi dai rischi, invece del, eh, del cambiamento climatico, quindi è necessario cooperare, è necessario cooperare in, in materia di energia e clima adottando un sistema di commercio internazionale basato su regole che stimoli l'innovazione. Sappiamo però, abbiamo visto anche dal panel precedente, stiamo vivendo una situazione geopolitica di grandi conflittualità, di grandi emergenze, di, eh, di guerre, di incertezze, però sappiamo anche che senza... La pace senza degli accordi di libero scambio equi tra paesi è impossibile far circolare delle risorse necessarie a prezzi sostenibili per la transizione. Pensiamo, per esempio, alle materie prime critiche, e nel frattempo la finestra di tempo si sta esaurendo. Chiudo con alcuni dati positivi, perché nell'ultimo rapporto la IEA ci incoraggia sui progressi che sono stati fatti ultimamente. Per esempio dal 2020 gli investimenti in energia pulita sono aumentati del 40%, si spende più di un miliardo di dollari al giorno per lo sviluppo dell'energia solare a proposito di ehm, opportunità di business e le rinnovabili sono destinate a contribuire per l'80% della nuova capacità di produzione di energia da qui al 2030 con il fotovoltaico che da solo rappresenta più della metà. Um, le vendite di gallaia e gas per uso residenziale in molti paesi sono state superate eh, dalle vendite di eh, pompe di calore per esempio nel 2020 un'auto su 25 è venduta era elettrica nel 2023 la percentuale sarà di 1 su 5 e anche la Cina che ha contribuito per quasi due terzi all'aumento del consumo globale di petrolio e per un terzo l'aumento del gas naturale secondo la IEA il livello diciamo, di infrastrutturazione del paese è saturo, soprattutto per i settori ad alta intensità energetica come cemento e acciaio però nel frattempo sappiamo che la Cina ehm, anche diciamo, dal punto di vista proprio eh, diciamo, con il pelo sullo stomaco come diceva Ernesto Sciorra è diventata anche leader mondiale degli investimenti in energia eolica e solare con la metà delle vendite di veicoli elettrici nel 2022, quindi in conclusione, che dobbiamo fare? Dobbiamo eh, continuare a investire perché sempre secondo la IEA, gli investimenti in petrolio e gas oggi ancora sono il doppio eh, di quelli eh, richiesti dal livello eh, net zero emission al 2030, quindi vanno dimezzati, quindi, eh, altrimenti il rischio è di prolungare l'uso dei combustibili fossili e quindi rendere irraggiungibile il famoso obiettivo del grado e mezzo, quindi va aumentato il ritmo dei progetti di energia pulita in molte economie eh, in via di sviluppo, anche al di fuori della Cina, e quindi gli investimenti nella transizione energetica devono aumentare, dice sempre la IA, di oltre 5 volte, quindi da un lato aumentare i livelli di ambizione, la collaborazione tra soggetti pubblici, mercato e società civile, dall'altro però consolidare la diplomazia internazionale su questi stessi obiettivi. Sembra molto, molto chiaro e soprattutto riferimento alle, alle rinnovabili e quindi all'importanza delle rinnovabili, all'importanza dei tempi, perché qui non è soltanto questione di cosa fare, ma è anche soprattutto questione di in quanto tempo e quanto, e quanto veloci dobbiamo essere a a realizzare tutto questo. In questo senso ci sono delle differenze fra l'Europa e altri continenti, magari, magari ci arriviamo, ma a proposito di rinnovabili, si parla di eolico, si parla di fotovoltaico, ma c'è la grande questione idrogeno e penso che il dottor Lanza possa parlarci di questo <ride> o, o anche no. Eh, ci parli di quello che vuole, comunque no, abbiamo no, abbastanza vi, vi, carne, carne al fuoco. No, vi dirò di idrogeno, do, fare un secondo. Prima dell'idrogeno vi voglio dire una cosa che è importante secondo me. Uh, L'Italia è un paese ricco, come sapete, perché, non lo sapete, perché intanto ce lo dimentichiamo, ma l'Italia è un paese molto ricco se confrontato al resto del mondo. Voglio dire. Facciamo parte del G7, abbiamo un PIL pro capite molto alto, soprattutto è un paese in cui si vive bene. Non, perché c'è pizza e mandolino, perché l'aspettativa di vita di nascita delle donne in Italia è tra le più alte al mondo, sfiora gli 85 anni, quella degli uomini circa 80 per una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo dilungare, cioè le donne, aspettativa di vita. Nell'anno 1000 l'aspettativa di vita era 30 anni. Quando è stata fatta l'unità d'Italia, cioè Porta Pia L'aspettativa di vita era 52 anni, oggi è 85. Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'anno 1000 l'inglesi, l'Inghilterra è uno dei pochi posti al mondo dove ci sono statistiche storiche lunghissime un po' perché sono stati uno Stato unitario da sempre, un po' perché hanno fatto dei lavori importanti. Voi vedete: se guardate, l'aspettativa di vita degli inglesi a partire dall'anno 1000. Voi vedete una serie dopo l'altra, vedete 850 anni di generazioni che si susseguono, figli, nonni, padri, nascono, muoiono, 30 anni, 32 anni di aspettativa di vita, va bene? Cioè una fila di povera gente che viene al mondo, muore, si ammala, muore per niente, 30 anni di aspettativa di vita, qui siamo st sterminati, non so se è chiaro, no? 30 anni. Dopodiché che vi piaccia o meno arriva il carbone. Quindi arriva il carbone. Il carbone che cosa fa? Cambia le tecnologie, sposta la forza dalle braccia degli uomini, dai picchi blinders, smette di muovere diciamo, il carbone lungo, eh, lungo i canali che in Inghilterra eh, e, e, e inventiamo il motore a vapore, e insieme al motore a vapore arriva la locomotiva, e insieme, cioè non è che noi dobbiamo pensare alle fonti fossili come, diciamo, il demonio, non è così, l'energia e le fonti fossili. Oggi, siccome il sole non c'è, l'idroelettrico da queste parti non so come funzioni, il vento non c'è, se siamo qui con questi monitor qua, è perché da qualche parte qualcuno sta bruciando fonti fossili. Io adesso non so la struttura... Nel sistema elettrico della città di Verona, nel senso non so se ci sono impianti. Certamente non c'è il sole, siccome lo stoccaggio non lo sappiamo ancora fare per bene. Eh, eolico non mi pare ce ne sia, o è idroelettrico o è fonti fossili. Questi qua, le luci accese, siamo qui perché ci sono le fonti fossili. Dopodiché, le fonti fossili hanno un sacco di guai e io, e io lo so, cioè, e ci, e sono 30 anni che ci lavoro e ci studio. Ma non si può iniziare dicendo a dire che. Cioè, non bisogna dimenticarsi che le fonti fossili sono state e sono e sono il motore del mondo. Senza le fonti fossili, se domani mattina smettessimo, smettessimo di, di, di bruciare fonti fossili ci piaccia o meno, il mondo semplicemente non funzionerebbe come funziona adesso. Queste luci sarebbero spente, per esempio. E potrei andare. L'idrogeno. L'idrogeno è una cosa seria e, come scrivo in un libro che ho appunto fatto, è un pezzo della soluzione, sicuramente non sarà la soluzione. L'idrogeno serve sicuramente a fare delle cose perché ci sono delle cose che non si possono fare con l'elettrico. Le acciaierie, per esempio, che peraltro chiudono in Europa per altre ragioni, di sicuro se che ci sia o non ci sia l'idrogeno. Però, per esempio, io non vedo l'idrogeno nella nella, per esempio, il futuro dell'automobile sarà nell'elettrico e non nell'idrogeno. Per esempio, se voi in questo momento, se esistono tre modelli di macchina idrogeno in Italia, no, non tre macchine, eh, tre modelli, una, mh, due coreane, una, due giapponesi e una coreana, però se vi volete comprare una macchina a idrogeno potete, costa 85 mila euro. Peccato che... Dovete giocarvela tra Marghera e Bolzano, che sono gli unici due posti dove ci sono dei rifornitori dove potete andare a fare idrogeno. Quindi vi comprate la macchina e correte tra Bolzano e Marghera perché da lì non uscite. Quindi non, è, non siamo infrastrutturati, non c'è nulla di niente. Di elettrico, di macchine elettriche, non macchine, modelli elettrici. In Europa ce ne sono circa 250. C'è cioè un già un'ampia scelta. Sulle batterie ci sarà molto da fare, secondo me usciranno dal mercato nei prossimi dieci anni le ibride che sono state una... Io ho una ibrida peraltro, usciranno quindi... dal mercato le ibride che sono state secondo me una cosa di un po' di transizione, le batterie diventeranno più efficienti, ci infrastruttureremo di più, forse se non avessimo buttato parte dei soldi del PNRR in cose totalmente inutili, avremo... saremmo riusciti a infrastrutturarci per fare... Eh, colonnine per attaccarsi perché quella è una situazione in cui si vede in cui l'offerta crea la domanda cioè io vivo a Roma vivevo in un posto c'è cioè un viale a un certo punto sono apparse tre colonnine per le macchine elettriche e sono apparse tre macchine elettriche dopodiché un anno dopo, dopo da, da, da tre sono passate a venti e sono arrivate il giorno dopo altre 16 macchine elettriche cioè se si fanno tutto il viale così secondo me di, le macchine elettriche, appaiono la gente, le, le macchine italiane muo muoiono, dormono per strada a differenza del nord Europa in cui dormono in garage. Se siete in garage potete con alcuni accorgimenti portarvi anche la ricarica in casa. Se, dovete, se, se le macchine dormono per strada dovete eh, attrezzarvi con... Ci sono le colonnine, se le colonnine non ci sono vi attaccate, anzi non vi attaccate. Eh, avevo un'altra cosa, ma... Non vorrei rubare troppo tempo. Magari ci torniamo certo, se abbiamo certo, qualche certo, secondo certo. alla fine. Poi certo. viene, viene sempre da pensare che anche cent'anni fa quando circolavano le prime automobili e le prime autostrade non avevamo distributori di benzina dappertutto, ce n'erano ne magari alcuni. E poi l'infrastruttura è venuta dopo, cioè prima c'è stato e il cambio tecnologico. E e poi ma la, ma la, 600, aveva la 600, intendo dire, per chi se la ricorda, anziano come me, la 600 che è stata la macchina che ha fatto la motorizzazione d'Italia. C'aveva cioè, 300 km di autonomia, cioè, tu facevi, prendevi l'autostrada del Sole tra Milano fino a quel tempo manco a Roma, arrivava. E cioè, a metà strada c'erano i motelaggi per la Puno. C'era cioè, Super Corte certo. Maggiore, la potente benzina italiana. Un grande claim falso, come forse sapete, perché a Corte Maggiore il petrolio non l'hanno mai visto. <ride> cioè, no. Va bene, dottor, dottor Bolla, eh, vuole rispondere a alcune di questi, queste sollecitazioni, per esempio quella sul ruolo del, del fossile? O lo lasciamo no, al dottor Cioro? No, no, questo? guardi, no, è, è estremamente interessante. E premesso che, devo dire, io non ho particolari conflitti di interesse, perché io porto energia nelle case dei miei clienti e devo dire, se passano da gas a energia elettrica, purché continuino a prenderla da me, tutto sommato no, va bene lo stesso. Eh, ed è chiaro che spesso quando si sente parlare di energia si, si sente un po' tutto il contrario di tutto, si fa fatica a, a formarsi un'opinione. Forse aiuterebbe, ma neanche io ci riesco, ma solo come spunto, obbligarci, quando ne parliamo, in qualche modo a, a mettere in un grafico l'asse del tempo, cioè quando alcune tecnologie saranno tecnologicamente disponibili, quando quelle tecnologie saranno disponibili a un'efficienza un di emissione di carbonio di un certo tipo eh, e quindi quanto potrebbero sostituire quelle esistenti. E, e andando al fossile, posso magari raccontarvi un aneddoto che mi ha riguardato di un altro intervento che ho fatto qui a Verona, l'ultimo perché non ne faccio tanti, ed era l'estate del 2021. E il mio intervento fu, io ho guardato tutte le statistiche fatte dai professori, dei fossili ne avremo bisogno per i prossimi vent'anni, quale che siano le rivoluzioni tecnologiche, sono un po' preoccupato perché se ne parla troppo poco e da, e da quel che conosco... Da quel che conosco è un settore molto difficile in cui bisogna investire e combattere in giro per il mondo, occhio che se succede qualcosa io non so se a livello sociale la cosa potrebbe essere accettata, perché ad esempio i prezzi potrebbero esplodere. Non sapevo quello che sarebbe successo dopo, quindi eh, declino ogni responsabilità, però quello che è successo dopo un po' ha confermato questa cosa, guerra in Ucraina. Panico collettivo, prezzi alle stelle, difficoltà a gestire la situazione. Questo per dire che non, io non vedo una soluzione one-off, è una soluzione pronta domani, quindi dobbiamo essere bravi per quanto possibile a gestire in maniera parallela diverse tipologie di energia. Questo è, è quello che mi sento da dire. Mi piacerebbe anche agganciarmi al tema delle comunità energetiche, che di nuovo mi permette di, 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 di ragionare su, su questa quantità, tempo, efficienza, non so se sono riuscito a trasferirvi questo concetto un po' confuso con testa, perché tantissimo si parla delle comunità energetiche come una delle soluzioni per il futuro. Però ad esempio le comunità energetiche per essere efficienti riducono l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto di energia e il fatto che si riducono le infrastrutture di trasporto è uno dei motivi per cui sono efficienti e si riescono a dare gli incentivi. Ma se un giorno diciamo il 50% dei clienti fosse nelle comunità energetiche e l'altro 50% no, che cosa facciamo della rete che serve per quegli altri 50%? Tema abbastanza complesso perché di nuovo l'accettabilità sociale di questa cosa è tutt'altro per scontata. Tutto ciò, sì, oltre alla difficoltà di gestire la rete, su cui confermo però noi siamo assolutamente all'avanguardia, siamo un'eccellenza straordinaria e mondiale, e diciamocelo, perché anche tutte le volte che parlo con i miei colleghi industriali mi confermano questo nostro stato di eccellenza. Ma, ma questo lo dico non per dire che non bisogna andare in quella direzione, ma per dire che i fenomeni sono complessi e vanno gestiti mano a mano. Sul CER su cui io come azienda credo e sto investendo e le voglio fare con i miei clienti, per essere chiare. Eh? Adesso quindi tolgo dal tavolo eh, questa, questa tematica, però mi permette di aggiungere un altro tema che riguarda tutti noi, che è la consapevolezza del cliente finale. Allora, ci può essere un ruolo, a mio avviso, molto importante di aziende come la mia e dei miei competitor, di in qualche modo permettere al singolo cliente di partecipare al mondo nuovo che avanza della transizione energetica. Perché ci sono delle complessità, è intuitivo, che sono troppo elevate per il singolo cliente e, soprattutto, richiedono delle economie di scala, insomma, delle quantità che vanno messe insieme per poterne beneficiare. Quindi, questo è un percorso in cui diciamo, operatori che vogliono fare il passaggio da fornitore di commodity a fornitore di servizi devono fare per stare sul mercato. Però perché ci sia un mercato è fondamentale che di là ci siano delle persone consapevoli che prendano queste decisioni. Ecco, questo in termini di comunicazione, secondo me, e io ritorno a dirlo, andrebbe un po' detto. E penso alla polemica è un po' stucchevole sulla fine tutela che stiamo vivendo in questo momento. Perché se diciamo che il popolo italiano è composto di gente non capace di prendere una decisione rispetto a un contratto di energia, che riguarderà il 10% della loro spesa annua complessiva. Allora io mi chiedo ma come fanno a spendere sull'altro 90%, cioè sanno comprare la macchina, sanno comprare gli elettrodomestici, si fanno la casa, comprano la telefonia, comprano l'iPad, quattro telefoni e non sono capaci di scegliere fra due contratti. Allora, io penso che sarebbe più opportuno invece di trasmettere paura, tra parentesi ieri il Presidente dell'autorità ha detto che in tutto il 2022 il mercato libero ha performato meglio della tutela, aperta e chiusa parentesi. L'ha detta il Presidente dell'autorità ieri, per fortuna, alla buona ora. Però, a parte questo, la comunicazione che vorrei fare è ci vuole un impegno di ciascuno di noi. La pigrizia non è ammessa, se vogliamo partecipare alla transizione energetica. Bisogna metterci la testa, capire, cominciare a capire come sono i consumi, come ottimizzarli, un grado in meno, un'accensione in un momento piuttosto che in un altro, e questo è necessario perché su un giorno verremo chiamati, e magari più vicino di quello che pensiamo, a condividere i nostri consumi di casa per mettere a disposizione del sistema la cosiddetta flessibilità, chi è che lo diceva prima lui, il fatto di usare le, le, le auto elettriche come strumento di flessibilità. Come potete pensare che un singolo cliente partecipi a questa cosa? se pensiamo che non sia capace di scegliere fra due contratti. No, va fatta formazione, va fatta comunicazione. Chi si comporta male nel mercato va punito, però non vuol dire che non ci debba essere uno sforzo individuale di tutti noi. E il fatto di, come dire, muovere questa consapevolezza è un'altra forma di quella partecipazione collettiva che diceva lei prima, perché una maggiore consapevolezza, a mio avviso, poi aiuta tutti a prendere la decisione più corretta. Quindi torniamo al concetto di intelligenza collettiva di cui parlavamo qualche minuto fa. Quindi il mercato non ha solo una mano invisibile ma anche un'intelligenza collettiva. Beh, ha detto Secondo che le che... è piaciuta e l'ho ripetuta, no? eh. dottor Ciorra. Sì. Io... Prego, se vuole reagire, no, no, l'idea era di approfondire sull'innovazione e il contributo dell'innovazione alla sostenibilità in quest'ultimo intervento. Grazie. Io risponderei un attimo alla, al tema delle fonti fossili. È vero che oggi i sistemi energetici mondiali si basano sulle fonti fossili. È vero che se togliessimo le fonti fossili oggi probabilmente qui staremmo al buio. È come è vero che un tossico che è pieno di droga è in quel momento tossico. Non vuol dire che non devo togliergli la droga nel tempo e non posso togliergliela subito perché se gliela tolgo subito sta peggio. Dobbiamo abituare il mondo a togliere. Quella droga che sono le fonti fossili. La gente fortunatamente non muore più a 30 anni perché nel 1895 Ian Fleming, l'altro oh, sì, Fleming, Fleming scusate, ha inventato la penicillina, eh, fortunatamente, e, e, e per tanti altri motivi di un'innovazione che ha reso il mondo più sostenibile. Quella che io ho inventato come concetto si chiama innovability, innovazione per la sostenibilità, un'innovazione che rende il mondo migliore. Le fonti fossili hanno reso il mondo migliore dal punto di vista della performance industriale, perché invece che cucire a mano una maglietta e farne due al giorno, grazie alle fonti fossili le persone anche estremamente povere sono uscite dalla povertà per alimentare delle macchine a motore che poi hanno permesso di produrre per persona centinaia di magliette. E portare l'energia nel mondo con le fonti fossili è stato un vettore di sostenibilità e di progresso assolutamente ma questo è il passato noi siamo al festival del futuro il festival del futuro è un futuro che vogliamo creare migliore di quello che abbiamo oggi e allora se vogliamo creare un futuro migliore e fare quello che Pasolini chiamava progresso che non è solo il miglioramento economico ma quello sociale e culturale dobbiamo ricordarci anche dei numeri io ho qua un studio del, che è fatto nel 2020 e riprende lo stato dell'aria nel mondo nel 2019 perché sennò poi uno mi dice no è inficiato dai valori del covid e dice questo studio, istituzione mondiale, l'Health Effects Institute, dice facendo uno studio sul Global Air che purtroppo nel 2019 500.000 bambini, 500.000 bambini eh, leggo testualmente, lo scorso anno l'inquinamento atmosferico ha causato la morte prematura di quasi mezzo milione di bambini nel loro primo mese di vita, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. È stato dimostrato che l'esposizione agli inquinanti atmosferici è dannosa anche per i bambini nel grembo materno in quanto può causare un parto prematuro o un basso peso alla nascita. E qui continua. I decessi di neonati documentati sono stati associati all'inquinamento dell'aria. Ora, questo è un fatto oggettivo. È chiaro che non possiamo spegnere fonti fossili oggi, ma noi non vogliamo che 500.000 bambini muoiano all'anno. Questi sono quelli che muoiono all'inizio. Poi ci sono quelli che si portano per tutta la vita dei polmoni scassati, ma quello è un altro discorso. Non sono stati misurati. Noi vogliamo creare un mondo migliore e allora, per creare un mondo migliore non possiamo spegnere oggi le fonti fossili, ma dobbiamo mettere in grado tutto quello che possiamo per creare un mondo migliore. E allora noi stiamo pagando il doppio dell'istruzione mondiale per alimentare queste fonti fossili. Capite la follia di tutto ciò? È una follia a cui ovviamente le lobby del fossile, molto forti perché hanno 7 trilioni di dollari all'anno solo da incentivi, poi ci sono i soldi che arrivano dai, dal fatto che fanno business, gli eh? incentivi sono un pezzettino, poi ci sono i soldi degli utili. Ovviamente purtroppo è ehm, lecito o non lecito, non lo so, però spendono miliardi in lobbying per spingere i governi a continuare a dargli gli incentivi e per continuare noi a inquinarci. Questo è un qualcosa a cui io mi ribello e non sono in conflitto di interesse, io non lavoro per nessuna azienda in questo momento. Okay? Posso dire trasparentemente di essere stato nove anni, con orgoglio, con onore, il responsabile dell'innovazione e della sostenibilità di Enel nel mondo. Posso dire con orgoglio che ci sono Harvard, Berkeley, UCL, London Business School, INSEAD, ESADE, Oxford, che hanno scritto... Come caso aziendale che si studia in oltre 500 università, il lavoro che è stato fatto negli ultimi nove anni dal management e in particolare da me e dall'ingegnere Starace sull'innovazione e la sostenibilità dell'Ener. Questo lo dico con grande orgoglio, ma io oggi non sono pagato da nessuno. Quindi posso dire molto trasparentemente e senza rischi di conflitto di interesse che bisogna spingere l'acceleratore sul cambiamento. Io mi auguro che una grande azienda come Leni, qui rappresentata, con una grande storia di innovazione, con un grande passato di leadership nel progresso, non solo nell'efficienza industriale, possa guidare questo cambiamento, invece che subirlo. E questo me lo auguro prima di tutto da italiano, secondo da europeo e terzo da persona che vive nel mondo, perché o le grandi aziende adottano il cambiamento, lo sposano, lo fanno proprio e ci fanno i soldi. O le grandi aziende provano a fare, citavo, prima citavano Seneca, quello che lui diceva essere il vizio di quelli che non vogliono il cambiamento. E diceva il cambiamento è un grande vento che arriva. Ci si può mettere in una condizione di goderne di quel vento e se c'è una calura estiva far, eh, trarne vantaggio. Oppure ci si può mettere nella condizione di chi mette le mani, entrambi le mani, sul volto per far finta che quel vento non esista. Quel vento passa e ci lascia con una pie, pu, pura e pia illusione, perché quel vento esiste. Allora si può usare quel vento prendendo le vele e andando avanti o si può far finta che non ci sia e subirlo. Io mi auguro che aziende come Leni, ripeto, che stimo e che apprezzo, in particolare apprezzo la Fondazione Eni, perché ho letto un sacco di studi, essendo stato anche consigliere delegato di Fondazione Ener. E possano cavalcarlo questo cambiamento invece che subirlo. E poi, fra visto che parliamo di futuro, vent'anni, dover licenziare un sacco di gente. Abbiamo 30 secondi di replica per ciascuno di voi, un pensiero finale visto che siamo al festival del futuro. Un pensiero rivolto al futuro, rivolto ai giovani che, che ci seguono qui o, o da collegamento video: assolutamente un flash. E sul discorso. Il contributo delle fonti fossili, indubbiamente le fonti fossili nella storia hanno contribuito a aumentare il, eh, il benessere della popolazione eh, mondiale, però eh, al tempo stesso, e questi appunto sono i dati della comunità scientifica, gli accordi di Parigi parlano di eh, evitare eh, i livelli di innalzamento rispetto proprio all'era preindustriale, perché proprio dall'invenzione della macchina a vapore che si eh, ha la curva in alto delle emissioni, con tutti eh, i benefici ma anche con tutti i danni che questo ha comportato. Dichiaro che eh, c'è la teoria delle ondate tecnologiche che è stata avviata no, da un economista peraltro russo, Kondratev, che perché dice che ogni ondata tecnologica quando esaurisce la sua spinta propulsiva evidentemente deve essere sostituita da qualcos'altro che dà un nuovo impulso no, all'economia. Quindi ci sono state le fonti fossili, ci sono stati anche i fertilizzanti, la chimica, eh, la rivoluzione informatica e così via. È evidente che siamo in, un, in una fase in cui questa spinta propulsiva si sta esaurendo, siamo tutti consapevoli di tutti i rischi che questo comporta per l'ambiente e per la salute, quindi dobbiamo imprimere assolutamente quella svolta quindi ridurre il più gradualmente più velocemente possibile gradualmente, ed è per questo che poi si chiama transizione non rivoluzione, perché è chiaro che diciamo, va sempre mantenuto l'equilibrio rispetto ai fabbisogni, però bisogna accelerare assolutamente questa transizione, il 2024 sarà un anno decisivo avremo la presidenza italiana del G7 avremo le elezioni europee e questi temi devono Assolutamente essere al centro evitando il pregiudizio che la sostenibilità sia un lusso, e qui chiudo, perché spesso si sente dire la sostenibilità è un lusso che ci possiamo permettere soltanto diciamo, una volta passata la crisi, è esattamente il contrario. Il messaggio che deve passare è che la sostenibilità invece è la chiave per uscire dalle tante crisi che stiamo vivendo. Dottor Lanza, un flash. Sì, due cose, una parola di ottimismo e una di, credo, di, non proprio di ottimismo. La parola di ottimismo è per gli studenti che devono solo fare una cosa, studiare, 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 poi parlare con i professori, poi studiare, poi andare all'estero un paio d'anni, continuare a studiare e poi tornare in Italia, però perché ne abbiamo tanto bisogno. Dopodiché per, per tutti quanti, diciamo, i giovani in generale, abbiamo un'altra crisi mostruosa che è demografica, ma non, è tutto un altro capitolo. Eh, la, la parola è questa, la parola di ottimismo. Quella che è un po' meno di, di ottimismo è che eh, non, abbiamo, eh, non abbiamo tanto tempo e non vorrei dover arrivare alla conclusione che è una riflessione che faccio spesso, cioè che i francesi, cioè gli europei, diciamo, nella guerra dei 30 anni, tra il 1915 e il 1945, si sono fatti 100 milioni di morti. Allora io non vorrei arrivare a uno shock esogeno di proporzioni cosmiche, tipo che gli excess mortality rate, cioè di cui abbiamo citato, arrivino un paio di ondate, cinque anni di cose brutte, una dietro l'altra per capire che il cambiamento climatico è una roba seria. Non me lo posso augurare. Però io che di natura sono un ottimismo, sono un ottimista e quindi vedo sempre nei giovani, negli studenti che vadano, che crescano, che facciano. Questa cosa un po' mi, mi, mi sgomenta, mi spaventa perché secondo me non stiamo facendo globalmente abbastanza e non vorrei che per fare qualcosa c'è dovuta essere, è dovuto, cioè che per i francesi e i tedeschi capissero che era forse venuto il momento di smettere di spararsi dopo 500 anni. C'è voluta una guerra mostruosa, 10 milioni, 100 milioni di morti. Quindi non vorrei dover scontrarci con no? una roba, esog, uno shock brutto. Speriamo che non capiti. Insomma. Grazie. <coughs> Dottor Bolla. Ma Allora, ritorno magari su, sull'inizio. Io credo che l'obiettivo della neutralità 2050, come dicevo, si ormai. In molti di noi è identitario, quindi io parto da lì e ne sono convinto. Abbiamo capito che il percorso sarà complesso e travagliato, e questo il dibattito di oggi lo dimostra una volta di più, però, eh, vent'anni fa non avremmo mai previsto così tante energie rinnovabili in esercizio in questo momento. Eh, e quindi io credo che, dato l'obiettivo, la consapevolezza, Comunque, l'ammontare di risorse che vengono spese, eh, noi abbiamo complessivamente le, le possibilità per raggiungere, raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo metterci un po' anche noi, diciamo, di nostra iniziativa per raggiungere questo obiettivo, ciascuno nel suo ruolo. E quindi, la provocazione al Festival del Futuro è che se mi inviteranno fra vent'anni, potrò eventualmente ragionare se questa mia previsione è stata. se l'obiettivo è stato raggiunto o non è stato raggiunto. Tra 20 anni, noi 250, ma ci siamo. Stiamo diventando tutti dream builder. Eh, no, eh no, perché tutto di prima ho dovuto Ernest... <ride> Ernesto Ciò. Grazie mille a tutti. Io l'invito che posso fare ai giovani è appunto di essere dream builder e anche ai non giovani, perché la vita è molto breve. Mi è capitato di andare in coma a 19 anni, e di risvegliarmi dopo due giorni, potevo non essere qua oggi. È capitato di stare su una sedia a rotelle con il rischio di non alzarmi più, ho un 30-40% di probabilità di non, stare, di non alzarmi più da quella sedia a rotelle. La vita è molto breve ed è straordinariamente bella, non sappiamo quanto potrà durare e abbiamo due modi di viverla, o sprecarla o impiegarla nel fare quello che amiamo. E non sempre avremo la possibilità di fare quello che amiamo perché il futuro non necessariamente ci darà questa grande gioia, però abbiamo la possibilità di provare a costruire quelli che sono i nostri sogni, a prescindere da quali essi siano. E non provarci vuol dire sprecarla. Quindi il consiglio che io do a questi giovani è di cambiare costantemente per rendere sostenibili a loro stessi la propria vita, che questo è questo il senso dell'innovability, fare innovare, cambiare costantemente per... Vivere meglio in armonia con se stessi e con gli altri. E per la transizione energetica occorrerà tanta innovazione perché ha ragione: oggi molte tecnologie, eh, molte cose non si possono fare se non con le fonti fossili. L'alluminio, il cemento, l'acciaio. Ci servono le fonti fossili, quindi l'innovazione servirà per rendere sostenibile la transizione energetica, che altrimenti non avverrà. Quindi ha profondamente ragione l'ex collega, collega. però, dall'altra parte. Il sogno è quello che mi rende possibile questo. Se 150 anni fa avessi detto a uno, guarda che tu adesso ti metti in una scatola di metallo e in poche ore arrivi a New York, mi avrebbero chiuso in un ospedale psichiatrico e mi avrebbero fatto una trentina di elettroshock. Questo ve l'assicuro. Eh, molte volte gli artisti venivano sottoposti a elettroshock. Una mia cara amica si chiamava Alda Merini, gliel'hanno fatti... Un po' perché era artista, un po' per altro, ma tanti artisti, Dino Campana, quando avevano problemi perché proponevano delle visioni di futuro, venivano elettrosciocchi Oggi, fortunatamente in Italia, non ti succede questa roba qua. Quindi, quando dici che il futuro sarà tutto di macchine elettriche che stabilizzeranno le reti con le rinnovabili, è un po' di nucleare che fungerà da batteria. Perché, quando non c'è vento, non c'è acqua, non c'è sole e sei sfigato e hai usato pure tutte le batterie connesse, beh, ci vuole il nucleare. E quando ti dicono così ti dicono ah ridono, eh, però questo è normale, pensate la prima volta che io proposi io ho inventato il navigatore sul cellulare, probabilmente tutti voi l'avrete usato almeno una volta nella vita, il primo navigatore cellulare al mondo fu inventato da me con un altro mio collega Giovanni Ruggero, quando lo proposi a Nokia e dissi beh, mettiamo su un cellulare un navigatore perché io mi perdo sempre. Una delle conseguenze del mio coma è che ho una lesione qua. Non ricordo i volti. Stamattina non ho riconosciuto Luigi Consiglio, ancora mi scuso con lui, cioè, eh, l'ho visto tipo 20 volte in video, però non è, cioè, ho qui non mi ricordo le strade, questo mi perdo ovunque. Ho detto mettiamo il navigatore sul cellulare e mi hanno detto: ma chi vuoi che lo usi? Si sono messi a ridere, ma mi hanno letteralmente preso in giro per una mezz'oretta. Anche gli ho detto: ragazzi, costa 4.000 euro oggi un navigatore nella macchina. Se io riesco a metterlo su un cellulare con 100 euro in più. E continuano a dire, ma come si fa? E io ho detto, "C'avete un cellulare che nessuno compra, era l'equivalente degli smartphone attuali. No? E quella roba lì è senza tasti, non lo vuole nessuno, ce l'avete invenduto, mettiamoci una schedina dentro con tutte le mappe d'Europa. Ai tempi non ti potevi connettere a internet col cellulare, il cellulare WAP era troppo lento. Ci metti tutte le mappe d'Europa già dentro e, e, e lo connetti a un'antenna esterna che ti dice dove stai fisicamente in quel momento. L'antenna te l'ha data on Tom. Tom. Bando 7710, antenna TomTom, Tom, schedina SD fornita da Tontolo. Trovate anche su Wikipedia. Invenzione del primo navigatore al mondo sul cellulare: ha dato tre anni di vantaggio a Nokia. A suo tempo, nasceva da un mio disagio, da un mio problema, ma anche da un mio sogno di non perdermi mai. Un sogno che da quando avevo 19 anni io purtroppo portavo in seno perché mi perdevo sempre. Pure a Fregene che è fatta a cardo decumano, cioè parallele e perpendicolari. Sono l'unico che è riuscito a perdersi a Fregene che è fatta così. Che devo fare? Sono ritardato da questo punto di vista, è vero, è un ritardo proprio fisico. E quindi ho avviato a questo. Allora, che voglio dirvi? Questa è un'innovazione? Sì. Ho fatto un esempio. È sostenibilità? Sì, perché permette di una vita migliore. Allora, guardiamo tutte le innovazioni che portano a una vita migliore e guardate le vostre scelte individuali, come ragazzi, come persone, quando scegliete la laurea, quando scegliete il lavoro, quando scegliete con chi lavorare, sulla logica della sostenibilità. Se trovate un soggetto che non vi piace dal punto di vista personale, scappate, perché è meglio perdere un lavoro che perdere voi stessi. E questa penso che sia la chiosa perfetta per questo, per questo panel. Abbiamo capito che le questioni energetiche e le questioni climatiche sono questioni molto complesse, sono questioni enormi e sono questioni urgenti. Abbiamo parlato di tanti problemi abbiamo parlato anche di tante soluzioni, perché è tardi ma non è troppo tardi per, per rimediare o per attenuare gli effetti di questa di questa emergenza, si può parlare in tanti modi di transizione energetica e di, e di queste questioni, è stato bello parlarne quest'oggi con voi perché avete dimostrato che si può parlare di questi temi in tanti modi diversi e soprattutto avete dimostrato che l'energia non viene soltanto dal cervello ma viene anche dal cuore e con questo penso che possiamo chiudere questa tavola rotonda, questa sessione, ridò la parola agli organizzatori e buon proseguimento di festival grazie a Massimo Gaudina grazie ai nostri ospiti avremo adesso una breve pausa ci ritroviamo intorno alle 14.15 parleremo di intelligenza artificiale di ecosistema ambientale di altri temi di tutti gli scenari che vogliamo analizzare in queste tre giornate di festival del futuro a fra poco che La gente che abbiamo creato. Avremmo potuto dedicarci ad, ad altro. E invece. E invece. Abbiamo, abbiamo realizzato, realizzato la, la soglia più rosa e di sempre, corposa di sempre. Per avvolgere un ripieno ancora più vegetale, un ripieno ancora più cremoso. Così il raviolo, così scioglie il tortellano. Fa sentire di che pasta è fatto. Nuovi soglie a Nuove sfoglia grezza, ancora una volta ancora più buoni. E per il rodeo c'è tempo.